delle credenze popolari più diffuse è quella legata al fatto che per ridurre il colesterolo nel sangue sia importante diminuire l'apporto di cibi grassi il più possibile, in particolare mangiare poche uova, evitare carni grasse, buttarsi più sulle carni bianche e magre e cercare di ridurre al limite il consumo di formaggi, magari preferendo i classici cibi light, i formaggi light o gli yogurt 0-1, quindi quelli magri. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Basta davvero così poco per tenere sotto controllo il livello di trigliceridi e colesterolo nel sangue? In questo video cercheremo quindi di capire fino a che punto la dieta influenza questi parametri e cosa puoi fare per gestirli al meglio. Tutti sappiamo che alti livelli di trigliceridi e colesterolo sono legati a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, di sovrappeso, di insulinoresistenza e quindi sicuramente possono incidere molto negativamente sulla salute delle persone. Ecco perché ormai da tanto tempo si cerca di sensibilizzare le persone a migliorare il proprio stile di vita per cercare di tenere sotto controllo questi parametri. Ma facciamo subito una precisazione. Limitare il consumo di cibi grassi buttandosi sui cosiddetti cibi light, quindi quelli che vengono contrassegnati appunto con la dicitura light sulla confezione, non è abbastanza. Molto spesso si tratta di cibi modificati che contengono un quantitativo di carboidrati maggiore rispetto a quelli tradizionali o che semplicemente grazie alla riduzione dell'apporto di grassi possono favorire un maggiore e migliore assorbimento di zuccheri a livello intestinale, favorendo un aumento della glicemia, dell'insulinemia e quindi ovviamente i disturbi correlati. Questi cibi non solo hanno un ridotto tenore di grasso, ma molto spesso sono anche ricchi di carboidrati e quindi stimolano un aumento dei livelli di insulina, ormone che oltre a metabolizzare il glucosio spinge anche il nostro corpo a produrre più colesterolo e ad aumentare il livello di tessuto adiposo. Quindi un consiglio che posso darti è sicuramente quello di modulare, di fare attenzione al consumo di grassi, ma fai molta attenzione anche ai carboidrati che introduci, se non vuoi ritrovarti con trigliceridi e colesterolo alle stelle con il rischio nel giro di qualche tempo di dover assumere delle statine oppure degli integratori per tenere sotto controllo questi valori nel sangue. Non dimenticarti inoltre che l'eccesso di colesterolo introdotto con la dieta viene eliminato attraverso le feci, quindi limitare l'apporto di cibi ricchi in grassi e colesterolo è solo uno dei tanti aspetti da valutare. La dieta nel suo insieme infatti contribuisce a creare cambiamenti ormonali che incidono sui livelli di colesterolo totale, buono e cattivo. Quindi è inutile preoccuparsi troppo dell'uno o dell'altro alimento, quello che conta è modificare per intero il proprio stile di vita se vogliamo tenere bene sotto controllo i livelli di colesterolo. Un'altra precisazione importante che voglio farti è quella legata alle uova. Le uova non sono responsabili di alti livelli di colesterolo. Al di là delle mode, dei gusti, delle preferenze alimentari, le uova comunque sono alimenti molto ricchi di aminoacidi essenziali, mattoni con cui vengono costituite le proteine, sono ricchissime di vitamine, minerali, non hanno zuccheri e contengono solo il 7% di grassi. Inoltre i lipidi contenuti nelle uova sono sotto forma principalmente di acidi grassi mono e poliinsaturi, ovvero quelli che fanno bene alla salute, che non incidono minimamente sulla colesterolemia. Sempre più studi scientifici dimostrano infatti che un consumo quotidiano di uova, addirittura fino a 3-4 uova intere, ovvero tuorlo più albume, non va ad incidere minimamente sui livelli di colesterolemia. Anzi, il consumo frequente di uova può essere comunque positivo da un certo punto di vista, visto che favorisce un aumento del colesterolo buono, ovvero l'HDL. Inoltre apportano molti carotenoidi, che sono i precursori della vitamina A, e molti antiossidanti. Uno dei modi migliori che abbiamo per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo plasmatico è quello di controllare il funzionamento del nostro intestino, in particolare la microflora, il cosiddetto microbioma. Questo per il semplice fatto che il numero e la tipologia di specie che albergano nel tuo intestino è responsabile anche della quantità di colesterolo che viene prodotto e assorbito all'interno del nostro organismo. La flora microbica intestinale influenza il livello di colesterolo nel tuo organismo attraverso diversi meccanismi, molti dei quali sono ancora oggetti di studio. Per esempio ci sono alcune specie batteriche che semplicemente limitano l'assorbimento del colesterolo nell'intestino che proviene dal cibo che introduci. Alcuni microrganismi, in particolare bifidobatteri, favoriscono l'eliminazione del colesterolo attraverso le feci, mentre altri batteri producono un acido grasso a corta catena che è l'acido propionico, che impedisce la formazione di ulteriore colesterolo all'interno del nostro corpo. La dieta e lo stile di vita sono sicuramente elementi importanti, ma se nonostante tutti gli sforzi in questo ambito la tua colesterolemia non cambia, la colpa forse non è solo di quello che mangi o della scarsa attività fisica. Prima infatti di ricorrere all'uso di farmaci o di integratori di vario tipo, oltre a modificare dieta e stile di vita in generale, fai sempre molta attenzione anche alla funzione
funzionalità dell'apparato gastroenterico, quindi ad eventuali problemi digestivi o del tratto intestinale, oltre ai tuoi livelli di stress, che sono tutti elementi che possono influenzare enormemente i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. In particolare, lo stress, l'alimentazione, lo stile di vita e i disturbi digestivi del tratto gastroenterico in generale possono influenzare la composizione della flora batterica intestinale, che, come ti accennavo poco fa, è assolutamente indispensabile per controllare al meglio il tuo colesterolo. Bene, per questo video è tutto, non dimenticarti di iscriverti al mio canale YouTube, attiva la campanella delle notifiche e osserva i link nella descrizione del video. Grazie e alla prossima!